Viaggio in Liguria sarà un viaggio bello, particolare, con i nostri ospiti. A fianco a me, e lo ringrazio naturalmente per la sua presenza, il vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana. Stasera parleremo di agricoltura, parleremo delle nostre eccellenze, guarderemo anche il futuro, l'innovazione. Insomma, sarà una puntata speciale, o sbaglio, Piana? Sì, assolutamente sì, come tutte le vostre puntate, diciamo che oggi il focus è sull'agricoltura, il marketing territoriale, la promozione del nostro territorio, dei nostri prodotti e le aree protette, quindi sarà una bellissima puntata. E allora non ce la perdiamo assolutamente, sigla inizia Viaggio in Liguria. Ancora in diretta, ben ritrovati. Sono Presidente, nell'attesa che arrivi anche qualcosa di buonissimo da gustare, poi lo andremo anche a presentare, come sempre sarà una cena conviviale, ma si parlerà di tanti temi, di tanti argomenti. Volevamo parlare con lei, Vicepresidente, di tutto quello, lei rappresenta anche ovviamente, anche tra le sue tante deleghe, anche l'agricoltura. Si può parlare di agricoltura 4.0, l'abbiamo detto spesso e volentieri, ma quali sono gli step per arrivare poi a questa evoluzione? Assolutamente importante. Diciamo che come Regione Liguria siamo già a buon punto, visto che il 33% della floricoltura di precisione e soprattutto per quanto riguarda le aromatiche è rappresentato dalla Liguria, certo, a livello nazionale, e che è già un'agricoltura di precisione, un'agricoltura 4.0 proiettata verso quelli che sono oggi i canoni e i criteri che chiede sostanzialmente la Commissione europea. E poi abbiamo un'agricoltura importantissima, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione territoriale, come l'olivicoltura e la viticoltura, che sono custodi della nostra storia, della nostra cultura. E quando si hanno prodotti così belli e importanti, allora il lavoro di Francesca Montaldo, responsabile del marketing turistico e territoriale di Agenzia in Liguria, diventa, se me lo concede, un pelino più facile. Quando hai dei prodotti meravigliosi come i nostri, senza nulla togliere poi ovviamente a quelli che sono invece i prodotti da portare a termine e anche le promozioni. È ritornata proprio da poche ore da Londra, perché siamo stati presenti nella City per presentare insomma un grande marchio, il marchio della Regione Liguria, un po' in tutto il mondo, o sbaglio? Esatto, sono appena arrivata da Londra, dove abbiamo presentato il grande mortaio, questa icona pop della nostra cultura gastronomica. Quando si è così in un contesto internazionale è importante utilizzare un linguaggio semplice, c'è moltissima competizione, c'era la fiera del turismo, il World Travel Market, la più importante al mondo, e quindi tutto il mondo era in vetrina. Per noi era importante utilizzare un linguaggio semplice, immediato, e usare un hook, viene chiamato in comunicazione un gancio, per poi portare avanti anche altri nostri contenuti del territorio, quindi tutti gli altri valori che appunto compongono il bouquet che il marketing territoriale valorizza: la cultura, i borghi, l'entroterra, lo sport e l'agroalimentare. L'operazione è riuscita, abbiamo suscitato interesse. E poi quello era lo scopo, no? Naturalmente. Quello era lo scopo, ovviamente, emergere, come dico, poi convogliare le persone in fiera, dove c'erano i nostri operatori del ricettivo che poi devono fare le transazioni commerciali con i buyer internazionali e quindi poi vendere la Liguria. Stanno scorrendo tanto le immagini di questo insomma particolare allestimento, lo possiamo chiamare così, insomma, con questo mortaio gigante. Quanto era grande? Insomma, il mortaio 6 metri per 8 per 4 di altezza, realizzato in tessuto da uno scenografo, okay, quindi molto, molto dettagliato, molto particolare. Bello, complimenti. Ci ritorniamo tanto. Giovanni Minuto, buonasera, direttore del Centro Sperimentazione e Assistenza Agricoltura. Tanto io le faccio una domanda molto, molto banale, mi scuso già in anticipo, ma di che cosa si occupa fondamentalmente la sua figura?
Fondamentalmente hai due cose. La prima è cercare di rispondere alle esigenze delle imprese agricole, agroalimentari, agroindustriali, e già questo è molto. Certo. La seconda cosa è poi anche quella di riuscire anche a far quadrare i conti in una struttura che non è mai semplice. Che non è mai semplice, specialmente in una struttura che si occupa di ricerca, sperimentazione, innovazione, di certificazione di prodotti. Quindi cerchiamo di spaziare in tanti campi proprio per avere a disposizione più settori in cui intervenire per le imprese ed evidentemente per poter dare una risposta al territorio in termini di qualità, di sostenibilità e di innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale. Al tavolo abbiamo anche Carlo Siffredi, presidente del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Riviera DOP. Insomma, quando parliamo di questo straordinario prodotto, dicevamo anche prima di andare in diretta, il gioco sembra facile, ma insomma, come tutte le cose, poi c'è sempre molto, molto da lavorare, soprattutto per il riconoscimento di questo straordinario nostro prodotto. La scorsa settimana parlavamo del nostro basilico, non da meno le nostre olive, il nostro olio. Beh, direi proprio di sì, tant'è vero che la nostra olivicoltura è considerata eroica perché viene tutta sviluppata in collina dal livello del mare fino a 600 metri, tutta su terrazzi, muri a secco, dunque tutto lavoro manuale, tanta fatica, tanto lavoro, e quindi il consumatore poi deve anche capire perché una bottiglia d'olio deve avere un prezzo adeguato. Ci arriviamo perché sarà molto importante, perché poi nell'immaginario collettivo le persone chiedono: ma quanto deve costare una buona bottiglia d'olio? E allora poi lo scopriremo ovviamente anche con Siffredi, ma adesso insomma ci fa piacere ringraziare tutte le nostre straordinarie colleghe che poi sono loro a impreziosire ulteriormente il nostro viaggio in Liguria, andando a cercare le eccellenze, le curiosità, le cose belle di questa nostra straordinaria terra di Liguria. E allora, come sapete, è appena trascorso questa 23esima edizione di questa meravigliosa Olio Oliva andata in scena ad Imperia. Andiamo a vederne un pezzo? Ma certo che sì. Inaugurata il 3 novembre 2023, la 23esima edizione di Olio Oliva, la tre giorni imperiese dedicata all'agroalimentare e in particolar modo all'olio novello del Ponente Ligure, si è chiusa con un record di presenze. Ideata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, Olio Oliva si consolida modello vincente. Abbiamo cercato sul filo conduttore dell'olio extravergine, cultivar del Taggiasca, di selezionare, ripeto, le eccellenze dell'agroalimentare. I riscontri ci danno ragione, quindi siamo veramente contenti. Siamo alla grande noi, per fortuna ci vogliono bene i paesani qua. Noi siamo di Reggio, colline tra Modena e Reggio Emilia. Da noi a prendere la nostra porchetta, un maiale grigio del Casentino cotta a legna, nei vecchi forni per 7 ore. Poniamo una fontina fatta in quota, 2600 metri, dalla più fresca di quest'anno, dall'annata del 2023 al secondo anno, al terzo anno, e poi per chi vuole il 4 o 5 anni. Tre giorni dedicati alle eccellenze italiane, tra cui ovviamente l'olio extravergine cultivar Taggiasca, protagonista indiscusso del territorio dell'estremo Ponente Ligure. È un evento che aiuta il settore, che aiuta il comparto, che aiuta i tanti produttori di olio che ci sono nel Ponente, ma non solo nel Ponente, in tutta la Liguria, e credo che la centralità di Olio Oliva venga ogni anno confermata. Sono 2 anni che effettivamente si lavora molto bene. Buona fiera e ottima. Oliva è una manifestazione che esprime l'essenza d'Imperia, in quanto è una vetrina in cui si trovano i principali produttori di olio della provincia. Una manifestazione dove viene fuori la liguricità. Regione Liguria, da sempre vicino agli oliva, ricorda l'importanza che riveste il patto di filiera sotto più aspetti. Un prezzo minimo a chilogrammo per quanto riguarda la produzione di olive, e soprattutto ci consentirà nel prossimo futuro di guardare e cercare di recuperare tutti quei terreni abbandonati che nel corso degli anni, diciamo così, sono stati un po' tralasciati. Dalla 23esima edizione di Olio Oliva, Imperia si consolida città dell'olio. Però credo che vada dato atto e benvenuto
a tutti gli espositori di questa edizione, che sono più di 200, e siamo quindi molto riconoscenti agli organizzatori che questo evento caratterizzi sempre di più Imperia come città dell'olio. 33esima edizione di questo straordinario evento che è andato in scena nuovamente ad Imperia, tanto vicino a me il mitico, buonasera Stefano Eberti, ma ritorno un attimo con Alessandro Piana, l'abbiamo visto naturalmente, quindi lei se l'è vissuta in prima persona questa bella edizione, che edizione è stata? È stata un'edizione intanto particolare perché era subito dopo la ricorrenza dei 100 anni del comune di Imperia e poi c'era un ulteriore evento lieto, ovvero ormai il percorso per quanto riguarda l'IGP dalla Taggiasca da Mensa incardinato su dei binari ben stabili, ben definiti, quindi di questo sicuramente va dato il giusto merito al consorzio della DOP, ai produttori, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della nostra regione, e Confindustria, al sistema camerale e ovviamente alla Regione Liguria, perché quando c'è stato da intervenire economicamente e politicamente su quelli che erano i tavoli ministeriali, ci abbiamo messo del nostro. Quindi devo dire che è veramente un successo importante, soprattutto alla luce delle fatiche, come ricordava il Presidente Siffredi, che i nostri olivicoltori fanno su tutta la nostra regione. Assolutamente. Eccolo qua, il nostro chef di Berti è già pronto perché adesso i nostri commensali vogliono assaggiare qualcosa di buono, e allora spiegazione di questo primo antipasto che è arrivato. Iniziamo, abbiamo portato intanto il solito nostro bocconcino di pane irrorato da questo meraviglioso olio DOP della Riviera, e abbiamo approfittato anche dell'olio per condire la nostra battuta di gamberone rosa, e quindi una battuta di gamberone rosa, olio d'oliva e del zest di agrumi, una cosa molto semplice però da giocare bene. Con un 5 terre. Alla faccia. Un bellissimo 5 terre. Mi fai venire sempre una fame e una voglia di bere, ma non posso far nulla, questo è, devo peccare. Ma adesso andiamo un po' in pubblicità e tra qualche istante ritorniamo, ma tra pochissimo. Viaggio in Liguria, ben ritrovati, insomma i nostri ospiti hanno iniziato ad assaggiare le nostre bontà, io disturbo subito Francesca, insomma vogliamo ricordare Montaldo come è andata questa spedizione importante che ancora una volta ha provato a raccontare quanto sia bella la nostra regione Liguria anche attraverso le sue eccellenze, qui parliamo insomma di Sua Maestà il Pesto senza dimenticare tutto il resto. Tanto come ci vedono gli inglesi, mi sembra di capire in questi famosi 5 milioni che sono venuti a visitare insomma la nostra regione Liguria in questo ultimo periodo tra l'estate e anche lo scorso anno, tanti erano inglesi. Gli inglesi storicamente sono stati il primo mercato, no? I primi viaggiatori, le ville dell'estremo ponente ligure raccontano la storia del loro amore per la nostra terra. Amano il nostro sole e i nostri colori perché siamo un paese mediterraneo e questo a loro manca, anche se a Londra ci hanno accolto 3 giornate di sole splendido, per cui non ci possiamo lamentare, che ci hanno consentito di fare queste attività di sensibilizzazione del pubblico. Gli inglesi amano il nostro entroterra, sempre nell'estremo ponente sappiamo che ci sono insediamenti di persone che cercano di acquistare immobili e che lo eleggono a loro seconda dimora. Certo. E sono interessati quindi a vivere una vita tranquilla e apprezzano del nostro introterra i ritmi della vita lenti, dove possono anche fare degli incontri con le persone del territorio e farsi raccontare le storie che raccontano la nostra identità. La scusa del pesto, che è la nostra icona, la nostra bandiera, l'abbiamo chiamata Sua Maestà, con tutto rispetto di King Charles, che
e ovviamente è un portabandiera, è l'icona che vogliamo portare avanti nel mondo, è un prodotto, parte dal basilico DOP ed è un prodotto dell'agroalimentare ed è un food ambassador, poi magari ne parleremo dopo con il vicepresidente Piana. Un paio di anni fa abbiamo sviluppato un progetto anche insieme a Carlo Seffredi con i consorzi dei food ambassador, partendo proprio dai prodotti DOP, dell'olio e chi meglio di loro, e chi meglio di loro ci può rappresentare nel mondo. Certo. Allora Montaldo, poi le chiedo proprio una squisità, proprio a livello tecnico, se sposta leggermente solo un attimo i capelli così non le vanno sul microfono, la ringrazio, molto gentile. Siffredi, insomma, parlavamo anche quanto deve costare una benedetta bottiglia di olio extravergine da mettere sulle nostre tavole affinché si possa dire, beh, questo è un olio che se lo metto poi sulla mia insalata dove voglio io, è un olio che mi dà soddisfazione. C'è un range, c'è un prezzo, poi ovvio da bottiglia a bottiglia può variare, ma se volessimo identificare. Ma come consorzio quest'anno attraverso il patto di filiera abbiamo voluto indicare proprio un prezzo di riferimento che va dalla bottiglia più utilizzata, che è quella da mezzo litro, che al consumo non deve costare meno di 12 euro. Ecco, finalmente diciamolo, meno di 12 euro, perché se andiamo sotto... Non c'è qualità e origine, ecco, c'è qualcosa che manca, diciamo così. Mentre invece l'altro prezzo che abbiamo voluto indicare è con l'acquisto diretto o nelle aziende agricole oppure nei frantoi, dove anche lì l'olio non può costare meno di 15-16 euro al litro, parlando della classica lattina o comunque certo, quantità più importanti. Questi, ripeto, sono prezzi minimi che però devono far riflettere il consumatore quando incontrano dell'olio con dei prezzi inferiori. Ecco. Questo piano lo dobbiamo ricordare, se vuoi una roba di qualità non puoi insomma andare sotto quelle cifre, magari è difficile farlo capire, non lo so, alle persone. Attenzione, non poi concentriamoci sul discorso che dice io non ce l'ho ragazzi 12 euro da spendere per una bottiglia di vino per tutti i mille problemi che abbiamo. Quindi cerchiamo di capire che ci sono anche delle situazioni in limite, però se vuoi la qualità bisogna pagarla, perché quell'olio lì l'hanno fatto delle persone lavorando veramente anche in contesti davvero molto molto difficili e articolati. Poi bisogna anche fare una considerazione ulteriore, una bottiglia d'olio normalmente dura una settimana sulla tavola, con un pesce eccellente come quello di oggi è un peccato rovinarlo con un olio scadente o comunque di dubbia qualità. Sì, se posso aggiungere assolutamente. Anche, occorre pure ricordare che il consumatore chiede al produttore qualità in termini anche di sicurezza alimentare, di rispetto dell'ambiente, di controllo dei residui e prodotti fitosanitari. Quindi evidentemente il nostro olivicoltore, in questo momento stiamo parlando di olio, deve porre attenzione a tutto questo, mettere in atto tutte quelle attività, quelle procedure per garantire questa qualità. Quindi indubbiamente viene chiesto un impegno ulteriore che in passato probabilmente veniva meno. Certo, parlando sempre di olio, di olio oliva, di questa bella manifestazione, noi abbiamo realizzato anche, noi lo definiamo in gergo un emozionale, quelle immagini che ti fanno emozionare, però tra qualche istante lo riproporremo. Montaldo, prima di spostarci nuovamente con lei, è vero però che i turisti, lei giustamente ha parlato di Riviera Levante e di Ponente, che per antonomasia, insomma, però anche la città di Genova mi sembra abbia beneficiato poi, no, di questo arrivo importante di turisti. Io ne ho visti tantissimi quest'estate, ma anche non più tardi che oggi pomeriggio parlavano inglese sotto la nostra meravigliosa Basilica di San Lorenzo. Certamente la città di Genova ha fatto un ottimo lavoro. Forse quello che ama dire il nostro sindaco, che gli inglesi ci hanno rubato la bandiera di San Giorgio, forse ci ha unito nella Union Jack in questo gioco simpatico. Il comune di Genova, in collaborazione con noi, spinge e promuove molto bene da anni per rappresentare quello che sono i valori, l'identità culturale e la ricchezza del centro storico medievale, dai Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO. Quindi siamo veramente diventati una città capitale d'arte, di cultura, attrattiva, e la linea, come sappiamo, che cerchiamo tutti quelli di spingere è di andare a lavorare al contrasto all'overtourism, cioè andare a scaricare quelle località come le Cinque Terre che sono prese d'assalto nei periodi
quasi di tutto l'anno e principalmente della stagione estiva, e lavorare con una proposta alternativa, quindi mettere in risalto e far valorizzare al turista, certo, altre località meno note, o nel caso di Genova andare a insistere su altre stagioni che noi chiamiamo di spalla, e quindi non sulle stagioni di alta stagione ma quella, certo, che possono essere la primavera, l'autunno e l'inverno. E quindi abbiamo impostato tutto un lavoro di comunicazione, che poi la maggiore scommessa è quella, non riuscire a portare magari ovviamente, esatto, turisti, e valorizzare e portare in evidenza il fatto che in ogni stagione in Liguria si può vivere un'esperienza diversa. E parlando di esperienze, probabilmente adesso è il momento di andare a vedere questo emozionale di questa bella rassegna andata in scena proprio la settimana scorsa, anche con un po' di colonna sonora. Andiamola a vedere, grazie. Immagini che raccontano insomma di questa bella manifestazione, di questo evento, di questa kermesse, definiamola un po' come vogliamo, insomma c'era anche tanta tanta gente e tanti turisti, vede che come al solito insomma quello che dicevamo proprio pochi istanti fa anche con la dottoressa Montaldo è quello che si collega, insomma i turisti che scoprono anche la nostra Liguria attraverso questi eventi. Ma adesso è venuto invece il momento di collegarci in diretta Skype con Massimo Enrico di Vita in Riviera, al quale diamo subito il buonasera e ben ritrovato, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Allora, noi ci siamo visti anche un paio di settimane or sono, quando si parla di agricoltura e vino, quindi gli argomenti non mancano. Insomma, abbiamo parlato anche di quella che è la normativa, però mi sembra di capire, o sbaglio, me lo dica lei Enrico, che anche lì la traccia sia stata ben definita, o sbaglio ormai? Qualcosa là in fondo si vede oltre la luce. Assolutamente sì, innanzitutto faccio una battuta, una nota di colore, vedo che anche quelli bicchieri vuoti, quindi bisognerebbe già intervenire con qualche sorso di vino dei nostri tipici della Liguria in maniera da mettere la tavola. Sì, assolutamente sì, la traccia è definita, diciamo così, ormai a livello regionale, quello che è il comparto vino ormai è un'impostazione ben definita in termini di disciplina, di regole e di quant'altro. E l'insegno ovviamente della tutela del territorio e, come diceva il dottor Minuto, sempre con un'attenzione maggiore verso la conduzione del vinicolo, l'utilizzo di fitofarmaci e quant'altro, che sono comunque... Enrico, mi scusi se la interrompo, dobbiamo provare a riottimizzare un attimo l'audio di ritorno perché la sentiamo un po' cupo e ci farebbe piacere naturalmente che le parole che lei ha detto venissero comprese da tutti e soprattutto anche dai nostri ospiti, quindi adesso la regia proverà nuovamente a ricontattarla. E ritorno da lei Piana, insomma abbiamo parlato anche di quanto è andata bene questa manifestazione e di quanto però ci sia ancora da lavorare, perché insomma gli inglesi lo sappiamo, ma ci sono altri mercati e le promozioni mi sembra di capire che spesso e volentieri poi vadano in più direzioni. Ad esempio, non vorrei dire una banalità, ma tantissimi tedeschi quest'estate, ancora una volta, poi dopo tutto il problema che abbiamo avuto del Covid, finalmente sono ritornati e hanno scelto la nostra regione. Sì, ma è chiaro che, devo dire che da quando ci siamo insediati, quindi nel 2015, è cambiato il passo per quanto riguarda la promozione del nostro territorio, perché non bastava più continuare a dire che siamo belli, che abbiamo un bel mare, che abbiamo gli Appennini, che abbiamo, certo, le Alpi, che abbiamo un entroterra fantastico. Dovevamo
proiettarci su quei mercati nazionali e soprattutto internazionali per continuare a tenere alto l'appeal che oggi la Liguria ha nei confronti soprattutto del nord Europa. Quindi si parlava di tedeschi, si parlava di inglesi. Ultimamente, negli ultimi anni, diciamo che c'è stata simpatica scoperta, che è quello della Norvegia, della Svezia, della Finlandia, e legati ovviamente agli sport dell'outdoor, trekking, bike, sport nel mare aperto anche durante i mesi invernali, autunnali, surf, kayak e quant'altro. Quindi devo dire che abbiamo saputo sfruttare queste nostre, il clima favorevole e soprattutto queste nostre peculiarità in un contesto come quello dell'entroterra, che ha delle potenzialità enormi, perché mentre il turismo ormai si è sviluppato in maniera quasi perfetta lungo la costa, devo dire che nell'entroterra ha tardato ad arrivare. Ultimamente molti giovani stanno investendo e quindi una risposta socio-economica in determinati territori è stata data. Ne parleremo poi di questo. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra pochissimo. Eccoci ancora insieme, proviamo subito a ricollegarci con Massimo Enrico. Enrico c'è, la sentiamo, proviamo? Mi sentite meglio? Meglio, meglio. Allora chiudiamo meglio? Con il famoso discorso. Bene. Di qui sopra, prego. Sì, come dicevo prima, sì, indubbiamente la linea ormai è tracciata, i disciplinari di produzione ormai sono una realtà ormai ben definita, parliamo di una Liguria con tra IGP, quindi diciamo una varietà di vini e di territori che è estremamente ampia e variegata. In tutto questo contesto c'è sempre il lavoro poi dell'uomo, del viticoltore, del vinificatore in vino, che porta sempre un impegno. Niente, abbiamo un problema questa sera con Enrico, ci scusiamo, insomma dobbiamo dare la possibilità davvero di far ascoltare. Allora, nel frattempo Stefano Di Berte, eccolo che eccolo qua, arriva il primo o sbaglio? Si arriverà il primo. Che cosa oggi, ci hai preparato, oggi è stato, Stefano? Oggi, chiedo scusa, oggi è stato piuttosto facile il primo piatto, perché dopo tanto navigare per il Tamigi, con il pesto delle... Giochi facile, Sì, oggi decisamente me l'avete servita molto molto comoda, per cui una tranetta con il pesto, fagioli e patate, proprio con la tradizione, come la tradizione vuole. Non puoi sbagliare lì, Non posso sbagliare neanche lì, sì, in effetti hai perfettamente ragione. Grande Stefano. Grazie. Allora. Ma adesso, prima di andare ad assaggiare ovviamente queste straordinarie bontà, andiamo con un altro servizio, questa volta con Elisabetta Biancalani. Dove sarà andata? Siamo nella piana dell'Entella a Lavagna e qui nasce un prodotto tipico della terra, proprio di questa zona, il cavolo di Lavagna. Giovanni, che caratteristiche ha? Ha una caratteristica che si diversa dagli altri, perché questo qui ha delle caratteristiche, vede, la foglia è diversa da tanti cavoli diciamo che si producono qua, tipo cavolo nero, la verza, eccetera. Questo è un cavolo che è proprio dalla piana di qua. Noi facciamo le semenze, le seminiamo, vede, questo qui era il semenzaio del cavolo di broccolo di Lavagna. Qual è la sua morte a livello di cucina? Bollito e mangiato con le patate. Poi le foglie tenere, quelle centrali, si possono anche riempire volendo. Di cosa? Di cosa? Pan grattato, mortadella, formaggio, uova, la maggiorana. Qualcheduno ci mette la carne, però il ripieno non sarebbe quello lì della carne, sarebbe quello normale, come si fanno le zucchine, come si fanno le melanzane ripiene. Giovanni, le piogge dell'ultimo periodo hanno danneggiato un po' il cavolo. Sì, l'hanno danneggiato, guarda. Ti faccio vedere, Annalisa, guarda, vedi? Non c'è più di radice, non c'è, perché marcisce tutto. Questa qui è tutta roba che andrà buttata adesso, piano piano, tutta. Perché non ci ricava niente, non ci ricava. Sono molle le foglie. Sì, perché ormai sta marcendo tutto. Beh. Perché le troppe piogge così, questo è un cavolo, sembra, ma è anche molto delicato. Ecco, come... Piano, insomma, quando si parla, la roba costa sempre. Poi, vaglielo a dire anche questo,
questa persona qui che si è vista insomma trovare il suo campo mezzo distrutto da queste piogge abbondanti e quant'altro. Anche questo è importante ricordarlo. Sì, diciamo che quando si lavora in pieno campo, diciamo che si è legati molto a quelli che sono gli aspetti, certo, atmosferici, quindi rispetto magari a una coltivazione in serra dove si creano dei microclimi particolari investendo in tecnologia. Tu dici fa parte del gioco? Fa parte del gioco, diciamo che fa, sì. Nel senso buono del termine. Fa parte del gioco, è proprio per questo che questi prodotti assumono delle qualità organolettiche particolari. Particolari, certo. La cura dell'uomo, la cura manuale dell'uomo, la scarsa meccanizzazione e anche il basso impiego di fitofarmaci particolarmente invasivi, certo, fa sì che comunque la qualità del prodotto sia eccellente e soprattutto, come ricordava il dottor Minuto, anche diciamo così la tracciabilità sanitaria è fondamentale, a maggior ragione in un mondo dove oggi il consumatore è sempre più attento a quello che mangia, giustamente. Poi con lei ritorno per parlare anche dei progetti dell'agricoltura. Minuto, ritorniamo con lei. Tra le tante voci abbiamo anche ricordato quanto sia importante quello dei processi, i vari processi. Andiamo a elencare alcuni. Tra i processi produttivi sicuramente di grande importanza vi è quello della, ad esempio nel caso della floricoltura, ricordava il vicepresidente l'importanza del florovivaismo in Liguria. Ecco, noi ad Albenga produciamo oltre 150 milioni di piante in vaso, tra cui oltre la metà aromatiche. È importante ridurre ad esempio la dispersione delle plastiche. Oggi noi coltiviamo in vasi in polipropilene e sono migliaia le tonnellate di polipropilene che andiamo a distribuire vendendo le nostre piante. Ovvio. Dopo attività anche finanziate col piano di sviluppo rurale abbiamo potuto ottenere dei vasi biodegradabili, compostabili, quindi vasi che accompagnano la pianta dall'inizio della produzione fino alla vendita, poi quando arriveranno nella casa del consumatore verranno messi in un cumulo di compostaggio e torneranno a essere biomassa, sostanza, certo, organica per l'ambiente. Piana, ritorno da lei, dicevamo i nuovi progetti, ma ne parliamo dopo, perché adesso volevo proporre un bel servizio della collega Emanuela Cavallo, che è andata in questa azienda agricola a scoprire che cosa, come sempre lo vediamo. L'azienda ha una superficie di 49.000 metri quadri che erano completamente abbandonati, dalle culture ai muri a secco a, diciamo, tutte le strutture dell'azienda hanno subito un intervento di ripristino e da qua nasce proprio il nostro progetto. È un progetto a tutto tondo, siamo quattro fratelli che lavoriamo adesso in azienda, abbiamo iniziato in due, poi col tempo anche i due più piccoli si sono uniti a noi. Azienda agricola molto semplice, che vede come coltivazioni principali la coltivazione dell'ulivo, il vigneto, le coltivazioni classiche della Liguria, ma ci siamo specializzati anche nella coltivazione delle piante aromatiche, da cui nasce poi la nostra linea di prodotti spirits che comprendono un mirto, un amaro e un gin. A inizio anni 2000 c'è stato un grosso incendio che ha bruciato una superficie enorme qua sulla costa Levanto, Bonassola, Framura. Questo incendio ha distrutto tutte le coltivazioni che erano presenti qua in azienda, ma ha anche dato la possibilità a noi giovani di reimpostare, diciamo, la produzione aziendale recuperando gli ulivi che ormai erano abbandonati da una cinquantina d'anni. Il progetto nasce da un evento come un incendio che è stata una tragedia, perché comunque abbiamo perso tutte le piante che erano presenti in azienda, ma allo stesso tempo ci ha dato la possibilità di riniziare da un foglio bianco, ecco, per scrivere un po' la storia della nostra azienda. La storia, che belle anche storie raccontate. Siffredi, adesso sarà il momento di proporre anche un bel promo, un promo dell'olio DOP di una ventina di secondi, ma questo ci collega anche al fatto ancora una volta di quanto lavoro ci sia dietro, poi naturalmente prima di poi arrivare sulle nostre tavole l'olio. Intanto quello che volevo indicare al consumatore, qua abbiamo un esempio, volevo farlo vedere, cioè il consumatore che vuole acquistare un olio ligure deve sempre cercare questo collarino giallo che è la garanzia, certo, che tutto il prodotto è tracciato dalla pianta fino ad arrivare alla bottiglia, che sono state fatte delle analisi chimico-fisiche per
che avesse i requisiti previsti dalla disciplina. Carta d'identità ufficiale. E l'assaggio che è fondamentale per capire se poi quel prodotto è di qualità oppure no. Allora andiamo a vederlo questo promo bello, particolare, che ci fa ancora capire quanto sia importante il nostro territorio con i suoi prodotti. È dolce, delicatamente fruttato, è fatto solo con olive taggiasche della Liguria. Assaggiato, certificato, garantito. Per offrire ai vostri piatti tutto il gusto della qualità e della genuinità. Fidati, è olio DOP Riviera Ligure. Cerca il collarino del consorzio. Eccoci Piana nuovamente con lei. Tanto tutto a posto? Tutto bene? Ottimo. Come sono queste trenette? Ottime. Poi il Bart, il nostro maestro chef, è fantastico. Abbiamo visto questo promo. A volte è importante ricordare che servono anche queste promozioni, no? Però basterebbe a volte metterne solo un po' sull'insalata e hai già capito di che cosa stiamo parlando. Assolutamente sì, come dicevamo prima, la cucina italiana, se vogliamo, ma soprattutto quella ligure, è particolarmente delicata, è una cucina di pregio, di prestigio, dalle carni e ovviamente al nostro pescato, a tutta un'altra serie di prodotti legati all'orticoltura. Sarebbe veramente un peccato, uno spreco, rovinare questi piatti se magari conditi veramente con un olio che non è all'altezza dei piatti stessi. Quindi, e soprattutto è importante in eventi come Olio Oliva organizzare tutti quei, diciamo così, eventi a corollare proprio dell'evento stesso, soprattutto di educational verso le generazioni, quelle più piccole, che poi dovranno imparare e magari, perché no, trasmettere ai genitori quelle che sono le buone pratiche che hanno acquisito a livello didattico o magari anche proprio all'interno della manifestazione stessa. Basterebbe anche ricordare alle nostre giovani generazioni che siamo andati avanti anche con un po' di pane e soltanto un po' di olio sopra, e quanto era buono, sbaglio, un po' tutti l'abbiamo provato. Pane, olio, aceto, certo. Allora, noi adesso avremo un servizio bello, particolare, dalla nostra Elisabetta Biancalame sulla mucca cabannina. Nella patria della mucca cabannina, qua in particolare siamo a Rezzo Aglio in Val d'Aveto, per parlare di un matrimonio del gusto, di sapori veramente unici. Emanuela. Direi che siamo proprio nella Liguria, è una terra fantastica perché dal mare ai monti, dai monti al mare possono nascere delle cose meravigliose. Noi abbiamo provato a unire la nostra carne, quella di cabannina, quindi una carne di animali piuttosto sanguigni che vivono allo stato brado, quindi una carne bella tenace ma altrettanto saporita, con ciò che la Riviera produce, con l'olio. È un connubio straordinario a cui ci permettiamo anche a volte di aggiungere anche il formaggio, perché comunque le nostre vallate producono dei formaggi che sono delle eccellenze, il risultato è riconosciuto da tutti. In questo momento poi ci sono i funghi porcini e facciamo questo abbinamento carne, funghi porcini crudi con l'olio sopra. E qual piatto migliore può succedere? Ci sono tre modi per preparare la carne cruda di mucca cabannina a seconda proprio della modalità. Sì, certo. Allora, intanto diciamo che le carni devono essere abbattute, sono carni che puliamo molto bene, fatte a mano oppure fatte con la macchina. Un goccio d'olio, un po' di sale se si vuole, ma non serve neanche perché le carni sono saporite. E mi dicevi gli ingredienti fondamentali sono la carne buona ma anche l'olio, cioè due cose per la tartare, carne ed olio, il resto non serve. Che fame che mi fa venire l'Elisabetta tutte le volte con i suoi servizi. Ci fermiamo un attimo ma ritorniamo tra pochissimo. Giusto. Viaggio in Liguria ancora in diretta, il nostro Stefano è arrivato perché adesso è il momento del secondo. E allora cosa ci delizi, con cosa? Stasera abbiamo trovato un bellissimo dentice, un pesce pescato, e quindi servito semplicemente con del vino vermentino e finemente con dei carciofi, che sicuramente non è una primizia, non sono i carciofi che noi ci aspettiamo, però intanto cominciamo. Hai capito? Ci diamo dentro. E tutte le volte io devo solo guardare e non toccare. Grazie Stefano. Io faccio. Tu fai e io parlo, va bene. Grazie Stefano ancora.
Allora, parliamo ancora di promozione di questa nostra meravigliosa regione. Francesca Montaldo, abbiamo detto, insomma, di questa bella esperienza che avete vissuto, insomma, in sul Tamigi, insomma, sulla bella city, la nostra Londra, perché la sentiamo anche nostra, ma si sta lavorando per tanti altri, ovviamente, progetti, senza entrare molto nello specifico. Insomma, le campagne vanno promosse e generate anche mesi e mesi prima, no? Insomma, tutti i vostri autori lì pronti allora, no? Su che cosa si lavorerà, Francesca? Vuole avere l'anteprima. No, no, però... Sì, come aveva detto all'inizio spoiler della trasmissione, abbiamo il gioco facile, perché okay, la Liguria ha tantissimi spunti e vedendo anche questi servizi, le nostre eccellenze diventano l'occasione e lo spunto per raccontare delle storie. A noi piace fare questo, piace raccontare le storie che ci sono dietro ai prodotti e quindi andare a raccontare ai nostri ospiti l'identità del nostro territorio, le tradizioni, il perché c'è un giovane che porta avanti un certo tipo di tradizione e anche certi fattori di agricoltura che sono complessi, l'agricoltura eroica, il vino, l'olio, la mucca cabannina, certo, sono scelte difficili di vita che aiutano allo sviluppo economico dell'entroterra e quindi noi attraverso le nostre azioni di comunicazione, di promozione, vogliamo supportare un territorio che sta cercando di portare avanti un tema di sviluppo economico sostenibile, quindi commisurato rispetto all'entroterra, e che sono i valori che all'ospite interessa. Diciamo, non si parla più, no, come negli anni 90, di colpire i target, di aggredire i mercati. Stiamo cercando di andare incontro ai bisogni dell'ospite. Certo, anche alle richieste. Certo, è che dopo il Covid sono anche molto cambiati e hanno esigenza di entrare in un contatto vero e reale con le persone del territorio. Vogliono fare delle esperienze per incontrare dei volti veri, quindi non turismo di massa, e questo ci aiuta in quello che stavamo dicendo prima del contrasto all'overtourism e quindi di invogliarli a vivere nell'entroterra l'esperienza a fianco per raccogliere le olive piuttosto che raccogliere l'uva in vigna, quindi fare l'esperienza e avvicinarsi ai nostri valori. Per vedere la nostra regione Liguria, dalla costa, da Riviera, di Ponente a Levante, il nostro meraviglioso entroterra, ci vorrebbero mille occhi, ma tantissimi occhi, come questi. Occhi, occhi di Liguria, Francesca, proprio 10 secondi, questi occhi che vanno a scoprire la bellezza di questa regione Liguria, stretta insomma tra il mare e i monti, ce ne vogliono tanti perché ci sono talmente cose belle. Il debutto è stato Ocean Race, questa campagna che è piaciuta molto, proprio perché vogliamo la Liguria riflessa negli occhi di chi la guarda. E anche al TTG di Rimini, che è una fiera molto importante, certo, del settore, che si è svolta dal 9 all'11 di ottobre, abbiamo portato non solo l'iconografia degli occhi, ma anche degli occhialini colorati, sì, specchiati, che sono stati distribuiti a tutti e sono andati a ruba. Ecco, anche questo è un piccolo gioco, no? È una piccola simpatia per attrarre che serve, le persone, però. E a questo punto, quando poi vengono al nostro stand, per trasferire valori, contenuti, per aiutare i nostri seller, i nostri operatori del comparto ricettivo, tour operator, alberghi, battellieri, certo, e altri servizi, a interfacciarsi con i buyer internazionali e vendere il prodotto turistico. Quindi la questione è agganciare in modo simpatico, nuovo e curioso per poi trasferire valore, contenuto e ovviamente profitto alle categorie. A Londra era presente anche il nostro direttore Matteo Cantile, che ha intervistato proprio il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti. Dalla mostra internazionale del turismo di Londra con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la Liguria si è lanciata in una promozione internazionale, avete portato questo gigantesco mortaio che sta navigando sul Tamigi, serve per promuovere la nostra Liguria. Beh, tanto siamo qua dentro il padiglione di Enit dell'Ente Nazionale del Turismo con il nostro stand
di Regione Liguria con i nostri operatori. I turisti provenienti dall'estero hanno dato una decisa impronta alla stagione 2023, sia in termini di destagionalizzazione spalmati sull'intero arco dell'anno, sia in termini numerici, perché dopo una stagione come quella del 2022 fare di meglio era complesso, soprattutto in un momento difficile: guerra, crisi in Palestina, inflazione, invece cresciamo quasi del 4%. La Liguria è ai massimi sia dal punto di vista dell'occupazione sia dal punto di vista dell'export, e abbiamo deciso di promuovere la Liguria con la migliore sinergia tra i suoi prodotti, ovvero ovviamente il turismo, sia quello della città d'arte, sia quello della cultura, sia quello delle spiagge, sia quello dei parchi e dell'entroterra, ma anche i suoi prodotti, i prodotti da esportazione o da consumo in loco come il pesto, il vino, proprio perché questi sono la vera ricchezza e la vera unicità del nostro turismo. Minuto, abbandoniamo per un attimo il discorso legato alla promozione, tanto ci ritorneremo. Parliamo naturalmente delle sfide che deve affrontare l'agricoltura prossima, naturalmente abbiamo parlato col vicepresidente Piano di questa agricoltura 4.0 per identificarla meglio, no? Anche per le nuove generazioni, ma quali sono davvero le sfide e insomma quali sono anche i competitor che possono dare fastidio a quello che poi è anche un quadro di normativa che a volte insomma si fa fatica a raggiungerlo? Ma fondamentalmente le sfide, a parte che possono essere più diverse e complesse, però fondamentalmente è una la sfida, ovvero quella di ridurre lo scivolamento a valle delle nostre imprese. Certo. E pertanto tutto quello che è innovazione in termini di innovazione di prodotto, sì, di processo, di servizi, sono azioni che portano, permettono all'operatore, all'agricoltore, all'impresa di restare sul territorio. In questo contesto bisogna guardare all'Europa, alla sostenibilità ambientale, dobbiamo ridurre l'impiego dei mezzi chimici in agricoltura, incrementando l'agricoltura integrata, sostenibile, biologica. Dobbiamo guardare anche ad un uso un po' diverso delle specie vegetali, non solo alimentare. Questa sera ci stiamo alimentando con il basilico, con gli aromi, i profumi del nostro territorio, ma queste stesse specie possono essere delle fitominiere, delle biofabbriche di principi attivi che certo in qualche caso entrano magari nella composizione di cosmetici o profumi, ma possono diventare dei prodotti fitosanitari. Utilizzare le stesse sostanze che usano le piante per difendere se stesse, concentrandole e utilizzandole quando è necessario, è una strategia fondamentale per dare una risposta al consumatore, al nostro ambiente, di sostenibilità delle nostre attività agricole. Questo, secondo me, è uno degli aspetti fondamentali. Poi ce ne sono tanti altri, evidentemente. Siffredi, poi ritorno con lei perché vorrei parlare anche delle nuove generazioni, perché è sempre più difficile poi passare, no? Poi il testimonial, di questo ne vorrei parlare. Ma adesso andiamo a vedere un altro servizio particolare. Non vi dico nulla perché è talmente bello e particolare che voglio lasciare un po' di suspense. Una notte in una tenda speciale per dormire a contatto con la natura, ma con dei servizi che sono anche propri delle strutture ricettive. Scopriamo che cos'è il glamping e lo facciamo tra Levanto e Bonassola, quindi immersi nel verde ma guardando il mare. L'idea del glamping nasce un po' con l'esigenza di espandere la nostra attività di ospitalità, ma si è scontrata un po' con le difficoltà di costruire nuove strutture permanenti, soprattutto in questo territorio qui lungo la costa, e quindi nasce dopo che la Regione Liguria approva questo nuovo tipo di strutture, che sono strutture temporanee, che quindi vengono smontate poi nella stagione invernale. Le tende hanno una struttura in ferro rigida, che sono dei pali che vengono assemblati sul posto, e poi hanno due teli isolanti e poi sono poggiate su una pedana di legno. E il bagno invece è esterno alla struttura, e abbiamo uno che è stato ricavato nella vecchia stalla, e mentre gli altri sono stati fatti in delle cabine di legno. La cucina invece, per la tenda più grande che abbiamo, è sempre stata ricavata all'interno della stalla. E invece le altre tende dispongono delle cose essenziali per la colazione, del frigo, la macchina del caffè, queste cose, poi hanno una piccola piastra a induzione che si può mettere all'esterno.
Abbiamo soprattutto famiglie giovani, coppie giovani principalmente, e per lo più stranieri. Abbiamo tantissimi ospiti dalla Germania, dalla Francia, ma anche dall'estero, dagli Stati Uniti. La capacità imprenditoriale di questi giovani, davvero gli facciamo complimenti, perché è davvero un'idea bellissima. Ci fermiamo un attimo, ormai lo sapete. Neasco, il vino della montagna. La ama, l'assorbe e si modella a sua immagine e somiglianza. Abbiamo fatto venire un po' di emozione, Piana, vedendo questi luoghi, questi posti e soprattutto questo vino straordinario. Sì, no, ma assolutamente sì, sono posti fantastici dove c'è una verticalità particolare, certo. E soprattutto è una cocciutaggine da parte del viticoltore a voler a tutti i costi coltivare la vite in quei determinati territori. E poi è anche un esempio di agricoltura biologica, perché poi in queste realtà, ad eccezione di qualche trattamento di verderame, i trattamenti per quanto riguarda i fitosanitari e i fertilizzanti sono ridotti proprio al minimo. Quindi è veramente un esempio di agricoltura eroica e anche, diciamo così, biologica, perché poi sostanzialmente è un prodotto genuino. Prego, prego, prego. Il vicepresidente tempo fa diceva: beh, questa è vertical farming, appunto, più verticale di così. Non ce n'è. Vediamo quanti di voi conoscono il vino crudo del Tigullio. Sicuramente i nostri commensali sì, ma voi a casa? Siamo a San Salvatore di Cogorno, nel primo entroterra del Tigullio. Alle mie spalle la Basilica dei Fieschi, unica al mondo per tante caratteristiche, ma in particolare perché è costruita in ardesia, la pietra di Lavagna, risale al XIII secolo. Fa da sfondo ad un vigneto che sembra un dipinto. Daniele, intanto siete fortunati, perché trovare un vigneto di questa estensione in pianura in Liguria è difficile. Sono assolutamente d'accordo, ai piedi poi di un monumento del genere. Questo vigneto, si distingue perché mi hai raccontato che producete vino crudo. Cos'è? Sì, il vino crudo è per me un risultato agricolo, non è un risultato dell'uomo, ma è un certo tipo di agricoltura biodinamica. Noi oltretutto siamo un'azienda certificata biodinamica e anche certifichiamo la produzione di vino crudo, che appunto è figlio di questa agricoltura. Cosa vuol dire biodinamica? Consapevolezza, fatica e rispetto del terreno, inteso come suolo, della pianta e della luce, che oggi ne abbiamo tantissima, che le piante ne godono. Capire questo meccanismo e rispettarlo anche in un terreno pianeggiante come questo, dove usiamo il trattore, è un elemento invasivo. Vi invidiano tanti. Sì, però si può fare con appunto con questo atteggiamento di rispetto. E il vino crudo alla fine è un vino non trattato, cosa vuol dire? Il vino crudo è figlio, come ti dicevo poco fa, è un risultato agricolo ed è figlio di questa agricoltura. Si intende grandissimo lavoro in vigna, quindi ritornare a un lavoro manuale di consapevolezza per non manipolare in cantina. Quindi l'uva che voi tirate fuori da qua poi diventa vino senza solfiti, senza altro. Esatto, l'agricoltura biodinamica prevede essere bandito qualsiasi additivo chimico in vigna. E nel rispetto di questo la filosofia viene portata in cantina, quindi nessun ingrediente non logico, convinti che questa agricoltura dia un frutto talmente informato ed intelligente da farsi vino da solo. Che tipo di vino? Questo è Vermentino, siamo in un vigneto di Vermentino degli anni 60. In Italia siete pochissimi a fare il vino crudo? Certificati, cioè nel senso, oltre l'intento anche poi il risultato pratico, non siamo moltissimi, ma stiamo crescendo. Fantastici, come ricordava giustamente anche pochi istanti fa Piana. Ci fermiamo un attimo, ma ritorniamo tra pochissimissimo. Chef di Berthe, siamo al dessert. Che cosa ci ha portato? E come dessert, chaketra. Oh!
È vero, perché qui c'è anche lo sciacquetrà. Abbiamo risposto alla rovescia. Sì, uno sciacquetrà direi anche molto molto buono, come quasi tutti gli sciacquetrà che abbiamo assaggiato sinora, e abbiamo abbinato un dolce che è un pan dolce basso, e quindi magari l'abbinamento non è dei migliori, però comunque però sono due prodotti mai eccellenti, e quindi è giusto che siano consumati così. Dico bene, Piana, non si rifiuta mai lo sciacquetrà? Assolutamente no, meraviglioso. Grazie Stefano, grazie davvero. Allora, tanto domenica, grande gara mondiale, lei lo sapeva, si svolgerà questo campionato mondiale del pan dolce genovese, noi lo seguiremo in primissima persona con le nostre telecamere, diventerà anche una puntata di viaggio in Liguria. Avvicinare la ricerca di base, favorire l'incremento del valore aggiunto e tante altre cose belle, ma soprattutto supportare la sostenibilità ambientale. Le mettiamo tutte insieme, so che davvero in pochissimi minuti non si può fare, però insomma facciamo un potpourri di quello che poi sono un po' i temi di cui abbiamo parlato stasera, ma magari li andiamo un attimo a focalizzare maggiormente. Vicepresidente. Diciamo che per quanto riguarda la mia delega principale, che è l'agricoltura, il 41, qualcosa per cento della dotazione finanziaria che abbiamo a disposizione, sì, come PS è proprio legato alla sostenibilità ambientale, quindi, e quindi le misure di conseguenza dovranno essere aperte e finanziati interventi che vanno in quella direzione. Il resto ovviamente è sempre per gli investimenti in generale di cui c'è bisogno in regione. Piana, una delle voci sicuramente più difficili poi da gestire, perché poi non fa parte di noi, insomma, è la natura, i cambiamenti climatici. Anche lì bisognerà sicuramente prendere in considerazione questa voce. Sicuramente è importante, l'abbiamo visto anche in questi ultimi giorni. Assolutamente sì. Dico da amministratore, assumendomi la responsabilità di ciò che dico, che i cambiamenti climatici non devono essere considerati un alibi per non intervenire magari in maniera ordinaria. No, ci sono. Siccome però poi gli amministratori hanno il compito di prevenire quelli che sono magari alcuni effetti nefasti del clima, è evidente che ultimamente si punta il dito sempre più sui cambiamenti climatici quando avvengono determinate situazioni. Devo dire che bisogna intervenire prima, come facevano i nostri antenati, perché poi la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni, quindi noi non sappiamo quello che, cioè, o meglio, lo sappiamo da studi di scienziati quello che è successo in 4 miliardi e mezzo di anni, quindi credo che siano più cicli terrestri. Certo. Abbiamo oggi però le conoscenze e la tecnologia per poterli prevenire. I parchi, parliamo anche dei parchi, Montaldo, che belli, quanti ne abbiamo, uno più bello e interessante dell'altro, e anche qui naturalmente non può mancare una sua specifica promozione. Abbiamo degustato lo sciacquetrà, mi è venuto in mente la Sciacque Trail, che è una gara di trail running che corre su e giù per i muretti a secco delle Cinque Terre, e volevo rassicurare che non parliamo muretti, solamente di mangiare, non promuoviamo solo l'agroalimentare, ma promuoviamo anche la vita sana e attiva nelle nostre montagne. Quindi, soprattutto l'Alta Via dei Monti Liguri, che unisce e tocca tutti i nostri 10 parchi, 9 regionali e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, che però ho sbagliato, non tratta nell'Alta Via. Quindi le nostre due direttrici principali sono l'Alta Via dei Monti Liguri sul Crinale, va da Sarzana fino a Ventimiglia, come tutti sanno, e l'altro sentiero a mare che si chiama Sentiero Liguria. Stiamo anche promuovendo le vie verticali, dall'antica Via del Sale, che parte da Limone e scende giù in Liguria, al nuovo sentiero dei Celti e dei Liguri, che è stato inaugurato nel maggio del 2023, che parte da Milano e scende nel Tigullio. Quindi stiamo cercando di valorizzare anche la vita sana, attiva, la mountain bike e l'escursionismo. Ricordiamo la nostra eccellenza fra tutte, io ci tengo particolarmente alla zona del Finalese, la finale Outdoor Rhino. Giochiamo facile lì, eh? È diventata la mecca della mountain bike, e lì, collegandomi a quello che dicevo prima, dove il fare rete ha avuto successo e dove 30 anni fa un pool di albergatori ha incominciato a creare un mondo che ci invidiano in tutto il mondo, perché vengono realmente da tutto il mondo per percorrere i sentieri di mountain bike, e lì è veramente la prova provata dove 30 anni fa c'era un solo bar, un solo negozio di attrezzature sportive e una sola pizzeria. Adesso ci sono circa 20 negozi di attrezzature sportive, pizzerie, locali, sono sempre aperti. Io veramente vi invito ad andare un giorno infrasettimanale di novembre, vedrete comunque i locali tutti pieni di svizzeri, di stranieri, in mountain bike che vengono a fare le vacanze nella nostra bella Liguria col clima mite.
Io tanto pregherei i nostri commensali, insomma, di salutare e ringraziare anche lo straordinario nostro chef Stefano Di Berti di Sapore Maestrale, che in questo caso davvero con Sapore Maestrale fa delle cose meravigliose, il catering, che poi qui a Terrazza glielo facciamo un applauso, lo facciamo tutte le volte straordinario. Grazie Stefano davvero per tutti questi eventi, per tutte le cose buone che ci fai assaggiare e tutti gli eventi che si possono naturalmente vivere in primissima persona, lo potete fare anche voi qui in uno dei luoghi più belli della nostra città, che è Terrazza Colombo, dal 30° piano potete godere di questa vista meravigliosa. Minuto, ritorno nuovamente da lei, poi abbiamo un altro servizio, possiamo già mandarla adesso? Allora, andiamo a scoprire che cosa ha preparato questa volta Elisabetta Biancalani. Siamo specializzati anche nella coltivazione delle piante aromatiche, da cui nasce poi la nostra linea di prodotti spirits, che comprendono un mirto, un amaro e un gin. La linea spirits nasce come primo prodotto dal mirto, che è una pianta autoctona di questa zona della Liguria. Infatti Bonassole e Framura sono delle zone costiere ricche in presenza di questa pianta. Ovviamente la Sardegna è l'unica regione italiana che ha un disciplinare sul mirto e che ha il mirto all'interno della loro cultura da secoli, però anche questa zona della Liguria ha una varietà di mirto che è della stessa famiglia di quella sarda, ma ha una varietà autoctona qua della Liguria, quindi ha caratteristiche leggermente diverse, e noi l'abbiamo trovata questa pianta all'interno delle zone boschive della nostra azienda, ma anche le zone limitrofe, diciamo marginali dei campi, tutto lungo i muretti a secco cresce spontaneo il mirto. Ovviamente c'è stato un grande lavoro di pulizia. L'altro anno in particolare, che fino a dicembre-gennaio, che è poi il periodo della raccolta del mirto, non è mai arrivato un freddo invernale vero e proprio. Questo cosa ha spinto? Ha spinto la pianta di mirto a fare una seconda fioritura. Invece di portare a maturazione le bacche, non percependo il freddo, la pianta ha fiorito come fosse in primavera, come per produrre nuove bacche. Speriamo che a dicembre arrivi il freddo per permetterci a fine dicembre, inizio gennaio, di avere un buon raccolto di mirto. Minuto, erbe aromatiche, quindi ci colleghiamo strettamente con lei, anche qui un bel processo di evoluzione, ma soprattutto si lavora spesso e volentieri su quelli che sono anche i progetti per il futuro, su questo argomento. Progetti per il futuro ce ne sono e molti, perché una pianta di rosmarino è una pianta di rosmarino qui in Cile, in Cina, ma quello che conta, che fa sempre la differenza, è l'ambiente. E allora poter sviluppare le nostre specificità con il nostro ambiente è quella la mossa strategica. Su questo stiamo lavorando proprio per cercare di far esprimere il meglio sia dal punto di vista alimentare che non alimentare, quindi anche utilizzando principi attivi non solo per uso alimentare ma anche per uso cosmetico, aromatico, profumiero e per la difesa fitosanitaria delle piante. Tutta innovazione assieme alla tracciabilità. Voi lo conoscete il vino della Vertigine? Questa sera vi facciamo scoprire delle robe incredibili. Lo andiamo a scoprire insieme? Ma certo che sì. Contadini giunti qui dalla Valle del Vara per cercare migliori condizioni di vita si lasciavano alle spalle la pianura e sul crinale scoprivano un paesaggio di struggente bellezza. Non era gente di mare, non erano pescatori, ma amavano le sfide. La loro è storia di fatica, sudore, caparbietà. La dimostrazione che l'uomo sa generare bellezza quando si fonde con la natura. Pietre che ti scivolano sotto i piedi, poca terra e tanto sole, vento, mare e sale. Le cinque terre, cinque borghi e più di 7.000 chilometri di muretti a secco. Trasformare la Vertigine in terra da coltivare. Ci siamo guadagnati un privilegio. Lavorare la terra guardando il mare, tra i suoni del bosco e della risacca. Poca acqua per coltivare. L'uva che soffre la sete tira fuori il meglio di sé, ripagando una fatica inumana con grappoli bellissimi dal sapore del sole. Il Cinque Terre, una DOP, denominazione di origine protetta, che tutela un vino nostalgico come un volo di gabbiani. Ti fa abbandonare i ricordi del passato guardando il mare da vigne sospese sulle onde. Colore paglierino che tende al dorato, luminoso, profumo complesso. Lo scoglio, la canicola, i frutti selvatici, la macchia mediterranea
anticipano un sorso generoso. Il bianco, qui nelle Cinque Terre, è garbato, avvolgente, inciso su una pietra erosa dal sale. È il vino della vertigine. Piana mi concede la battuta, insomma, in questo caso qui, non per il solo grado alcolico, ma proprio per come lavorano queste persone, fantastico. È un qualcosa di fantastico, per quello che noi come regione ci siamo dotati anche della legge sull'enoturismo e sull'olioturismo, proprio per far godere anche ai visitatori sempre più attenti e curiosi, anche per quanto riguarda i processi di trasformazione di questi paesaggi. Quindi devo dire che è un qualcosa di unico. È stato un piacere avere con noi Alessandro Piana, vicepresidente di Regione Liguria, nonché assessore all'agricoltura. Grazie. Giovanni Minuto, direttore del centro di sperimentazione. Francesca Montaldi, l'abbiamo detto, complimenti per tutto quello che fate per la vostra promozione di questa nostra Regione Liguria. Carlo Siffredi, grazie per essere stato davvero con noi. E grazie a voi. Noi ci vediamo ovviamente prestissimo con questo viaggio in Liguria che non finisce mai, perché è talmente bella questa regione che non avrà mai fine. Buona serata, un saluto da Franco Nativo.